Arte Urban Art presso Tozzo Atelier. Ne parliamo con Greta Tozzo, che è stata la persona che ha voluto insieme agli altri collaboratori questo progetto. Greta, da dove nasce questo nuovo concept di portare questa mostra qui all'interno di Tozzo Atelier? Allora, l'idea nasce principalmente da due grandi passioni, quindi quella per il design e quella per l'arte. Noi come Tozzo Atelier già abbracciamo questo concetto di bellezza, di voler trasferire e trasmettere il concetto di una casa che deve essere finita, studiata, in armonia con chi la abita, e quindi non potevamo assolutamente esimerci dall'inserire anche il dettaglio dell'arte, che è quello che fa poi la differenza, che dà l'anima poi alle abitazioni di ognuno di noi. Perfetto, l'anima, l'interiorità, l'astratto, l'introspezione viene fuori in questa mostra. Sì. Alessia Formaggio, tu sei la curatrice, ci sì. racconti un po' anche gli artisti, entriamo un po' nel merito. Allora, abbiamo deciso di fare un group exhibition, quindi una collettiva di artisti che inserissero il meglio della contemporaneità, il meglio del mercato dell'arte, quindi anche i trend che ci sono adesso nel mercato dell'arte, per avere qualcosa di moderno, di contemporaneo, e siamo partiti dall'idea di Slaski. Slaski è questo artista digitale che però progetta su carta e su tela e reinterpreta i classici rinascimentali, i classici del passato. Dopodiché siamo passati a uno street art come Mart Signed, livornese, che fa dell'arte un concetto di vita, di malattia proprio, di ossessione, ma un'ossessione positiva che porta colore e porta richiami dell'arte sempre e comunque nelle nostre case. Quindi Mart è amato proprio per questo, perché dal muro passa alla strada. Poi abbiamo portato Riccardo Corciolani, che è un minimalista, lui studia la materia, quindi abbiamo due suoi cicli, perché Roberto Dominelli ci mette tantissimo a fare dei cicli, perché studia l'olio, studia il legno, e quindi abbiamo portato gli archetipi, che sono queste sculture in legno, dove la vernice subentra all'interno del legno e porta una armonia nella materia, la cambia. Dopodiché abbiamo portato il pop per eccellenza, Matrioska, che crea queste piccole sculture in ceramica che sono deliziose e che ci fanno sorridere, ci fanno amare la vita e il colore, soprattutto le nostre icone pop. Dopodiché nel piano sotto di Tozzo Atelier abbiamo due artisti internazionali, uno è Inkun, che è questo artista cinese che fa questi Buddha grandi, fucsia, rosa. Vado avanti, questi fucsia rosa, e che in Cina è considerato quasi pop, ma che da noi è quasi una critica sociale. È tutto olio su tela, è amatissimo, è già quotato, un ottimo investimento, quindi in una casa, in un ufficio creato da Tozzo è un pezzo che proprio sta perfetto. Ecco, grazie, come dire. Alessia, prego. Sei è delizioso, è proprio bello ascoltarti, ma verremo ancora a trovarvi, perché Greta, la mostra fino a quando dura? La mostra dura fino alla fine del mese, quindi potrete vedere le opere esposte. Alessia sarà qui con noi per illustrarvele, anzi ne approfitto ovviamente per ringraziarla per la disponibilità. Io ringrazio te veramente per essere anche avanguardista nell'arte. Quindi abbiamo creato una sinergia, squadra. Sì. Benissimo, noi ci saremo, grazie ancora e alla prossima. Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie.